Buona giornata amici sportivi, abbiamo visto la clip iniziale dedicata a Celio e Borgosesia dove si è svolto il 65esimo Gran Premio Valle Celio per la categoria allievi. Immagini del paese di Celio, ci troviamo in Valsesia e siamo a 685 metri sul livello del mare. In precedenza abbiamo visto la chiesa parrocchiale di San Lorenzo con il suo maestoso campanile che misura ben 55 metri. 55 metri è il più alto della Valsesia, mentre la distanza per questo 65esimo Gran Premio Valle Celio è stata di 64 km. Partenza alle ore 14:15, poi il trasferimento di 6 km fino a Plello, dove vi è stato il via ufficiale. Poi la carovana ha toccato i paesi di Borgosesia e Quarona, tre giri del circuito di circa 13 km. Poi da Borgosesia si è puntata la salita finale di 6 km, da Plello fino a Celio. In precedenza abbiamo visto Gilberto Simoni con il presidente della Sportiva Valle Celio, Bruno Peroglio, organizzatore di questa bella manifestazione in collaborazione con il Pedale Valsesiano. Gilberto Simoni in veste di accompagnatore, oggi al via vi è il figlio Enrico con il dorsale numero 101, portacolore dell'Unione Sportiva Monte Corona. Vediamo le immagini della partenza che è stata data dal sindaco Daniele Todaro. Ma andiamo a sentire l'intervista che ha realizzato Pino Belca al vincitore dei due Giri d'Italia. Abbiamo incontrato un grande campione di questo sport meraviglioso che è il ciclismo, uno che ha segnato pagine importanti, Gilberto Gipo Simoni. Sì, io sono qui da spettatore perché insomma questa è una gara carina, un arrivo in salita non se ne trovano tante e siccome anche mio figlio piace la salita, il direttore sportivo e la squadra hanno voluto venire fino qui a provarsi, a approfittarne anche di queste gare. Sicuramente ha trovato un paese veramente come il mio, perché anche il mio è un paesino come questo, pieno di passione per il ciclismo, per questo sport, 64 edizioni, insomma, una dice lunga. E devo fare veramente un complimenti per l'organizzazione. Per uno come te che ha girato il lungo e il largo, soprattutto hai portato la vostra tradizione, una tradizione in famiglia che continua anche con tuo figlio, hai visto tante salite, questa è una bella gara. No, è una bella gara anche perché insomma, trovare una salita così non troppo pendente, perché insomma gli allievi credo che vanno anche un po' rispettati, hanno tanta strada davanti, hanno tanto tempo di far fatica ancora, quindi percorso così è da sfruttare, è da provarsi. Il mondo dei professionisti è pieno di salite, è pieno di fatiche, quindi insomma la strada è ancora lunga, è giusto che crescano piano piano. Ne approfitto della tua presenza perché tu sei ancora giovane, però un po' di anni che hai smesso. C'è stata una grande trasformazione negli ultimi tre anni del ciclismo professionistico, si è abbassata molto l'età di questi campioni emergenti, non siamo abituati a vedere un corridore di 22 anni vincere il Tour de France, di 23 vincere il Giro d'Italia, eravamo abituati con te, quelli della tua generazione, 26 e poi l'esplosione verso i 30, così, sì. No? Come spieghi questa trasformazione? Ma non riesco neanche io a capire il motivo, sicuramente devo dire che sono cresciuti molto le altre nazioni, come ad esempio la Slovenia. Viene da pensare la Slovenia, no? Sì, però, anni fa non c'era nessuno, oggi sono tutti forti. Anche l'Inghilterra, gli americani, i colombiani, i portoricani, insomma adesso c'è veramente il mondo del ciclismo è diventato unico e quindi insomma è facile che magari, io dico, c'è un po' troppo agonismo in Italia sui giovani e magari quando è ora veramente di dar qualcosa in più magari non c'è più, quindi insomma credo che il ciclismo italiano magari deve ancora prendere le misure su questa realtà e credo che gli allievi sia ancora una bella categoria dove magari i ragazzi si divertono anche più a stare assieme, a stare in gruppo, a correre da amici, no? E già juniores è una categoria importante, quindi insomma credo che insomma
andrebbero salvaguardati prima. Aspetti qua, io dico che negli ultimi due anni un po' ci ha spiazzato questa esplosione di questi campioncini in erba che poi vincono così forti, così in maniera, e noi non siamo ancora, non abbiamo ancora il corridore così giovane che sì, possa, forse è meglio così per noi, abbiamo delle tradizioni che portiamo avanti nel ciclismo minore. Ma io credo che non è questa poi la realtà, perché anche con Aru è successo un po' che è andato forte all'inizio e ha pagato dopo. Credo che campioni troppo giovani non siano proprio il futuro, però insomma non, è difficile, ognuno fa la sua strada, la sua carriera, credo che insomma non è importante diventare campione a 20 anni, 22, insomma l'importante è correre, cercare di non farsi male, crescere, imparare e sicuramente quando si ha 22 anni essere lì, protagonisti, non vincenti, protagonisti, perché allora ti ha possibilità di continuare. Ma secondo te, per l'esperienza che tu hai avuto, che è enorme, è un bene o non è un bene che questi giovani esplodono in maniera così competitiva da giovani? Ma sai, non credo che la responsabilità sia dei ragazzi, perché alla fine un ragazzo segue alla fine, segue il proprio istinto e quindi quando ne ha... spinge, è un momento, io non credo che sia comunque la realtà del ciclismo, è un momento, in realtà anche le squadre puntano tanto sui giovani, io non ci credo tanto, però insomma io spero più in un cambio di questo momento, che ci sia più una salvaguardia dei giovani, far lavorare bene chi ha i 30 anni che sono quelli gli anni migliori insomma. Una grande testimonianza di un grande campione come Gilberto Simone. Grazie Gibo. Bene, e grazie per il tuo futuro. Ciao. Buone cose. Abbiamo sentito l'intervista di Pino Belca a Gilberto Simoni. Andiamo a vedere la sintesi della gara. Nelle prime fasi sono stati tre i corridori a mettersi in luce. Mattia Tesio dell'Alba Bra-Langhe-Roero, Diego Parmigiani della Bustese Olonia e Lorenzo Mottes della Monte Corona. Ripresi questi tre corridori, ora siamo nel corso dell'ultimo giro. Si transita da Acquarona con un corridore al comando, con il dorsale 55 Federico Motto, portacolori dell'Alzate Brianza, una ventina di secondi di vantaggio quando mancano ancora 16 km alla conclusione. Passaggio nella frazione di Isolella di Borgosesia con il gruppo ancora folto, pochissimi corridori hanno perso contatto, è stata una gara abbastanza controllata fino a questo momento con pochissimi tentativi di fuga. Ora al comando del gruppo vi sono i corridori in maglia rossa della Bustese Olonia con Matteo Camiolo, poi Riccardo Orchetti, Diego Parmigiani, Paolo Trezzi. I ragazzi della Bustese tengono alto il ritmo e danno la caccia al corridore d'Alzate Brianza al comando. Quando si sta per terminare l'ultimo dei tre giri iniziali tra Borgosesia e Acquarona. Si rientra per la terza volta nel pieno centro di Borgosesia e si esce dal circuito iniziale, solamente un centinaio di metri vantaggio per Federico Madotto, che ormai sente il fiato sul collo del gruppo. In via Vittorio Veneto, dopo 7 km di fuga solitaria, viene ripreso il portacolore dell'Alzate Brianza, da prima dal corridore della Bustese Matteo Camiolo e poi da tutto il resto del gruppo che torna compatto alla uscita di Borgosesia. Si esce da Borgosesia e si va a scalare la salita di 6 km che porterà alla conclusione del 64esimo Gran Premio Valle Ceglio. Ma prima vi è il traguardo volante di Plello in memoria di Luciano Velatta. Passa per primo Matteo Camiolo, con una bella volata si aggiudica il traguardo volante di Plello. Poco meno di 5 km alla conclusione, siamo ormai entrati nella fase più interessante di gara, con i ragazzi trentini della Monte Corona a fare l'andatura in testa al gruppo. Con il dorsale numero 100 abbiamo visto Lorenzo Mottes già al comando nelle prime fasi di gara assieme a Mattia Tesio e Diego Parmigiani. In seconda posizione del gruppo Enrico Semoni, figlio d'arte.
Si passa dal cartello meno 4 km alla conclusione. Primo piano per Simoni, al suo fianco Gabriele Ceruti dell'Esperia Piasco, poi Riccardo Archetti della Bustese. Poi via via tutto il gruppo. Ora sono rimaste una trentina di corridori quando la strada si fa più impegnativa. Si passa al cartello meno 3 km alla conclusione quando al comando del gruppo via l'affondo del corridore della Bustese. Riccardo Archetti tenta di andarsene da solo quando entriamo nella frazione di Teirano. In fondo al gruppo con il numero 2 Emanuele Pedretti, il corridore del pedale Solano perde il contatto e assieme a lui molti altri. Cambio di ritmo per il corridore al comando, esplode il gruppo sotto l'azione del corridore della Bustese. Risaliamo e ci riportiamo nelle prime posizioni con il numero 77 Edoardo Banfi della Biringhello, poi il corridore della Monte Corone Lorenzo Mottes che ha fatto il ritmo per metà salita. Poi più avanti vi sono Giovanni Santamaria della Costa Masnaga, Davide Turri, Tommaso Bosco, poi con il numero 6 Andrea Dotta. Davanti a Dotta vi sono con il numero 93 Ioanna Rolando. Davanti al gruppetto con la maglia blu Enrico Simoni, poi poco più avanti la coppia della Biringhello. Siamo sulla coppia inseguitrice con la maglia giallo fluo Federico Ranzini con il 79 e con l'80 Luca Beretta. Al comando della gara con un'ottantina di metri di vantaggio vi è Riccardo Archetti. Ci portiamo sulla testa della gara, meno di 2 km alla conclusione, con il numero 71 Riccardo Archetti, il corridore della Bustese, in poche centinaia di metri ha fatto il vuoto alle sue spalle, un allungo bruciante suo che ha fatto letteralmente esplodere il gruppo, alle sue spalle il tandem della Biringhello, poi con 200 metri di ritardo vi sono Andrea Dotta, Enrico Simoni, Tommaso Bosco, Lorenzo Mottes e Giovanni Santamaria. In seconda e terza posizione i due corridori della Biringhello. A fare l'andatura vi è sempre Federico Ranzini, seguito da Luca Beretta con il numero 80. Alle spalle di questi due corridori recuperano terreno Enrico Simoni della Monte Corona, Tommaso Bosco della Rostese, Giovanni Santamaria della Costa Masnaga e Ioanna Rolando della Scott. Solamente 50 metri in ritardo hanno messo ormai nel mirino i corridori in maglia gialla. Ci riportiamo su Archetti quando siamo in vista dell'ultimo chilometro. Superiore ai 100 metri il vantaggio del corridore della Bustese Logna quando siamo alle porte del centro abitato di Celio. Alle spalle di Archetti vengono ripresi i corridori della Biringhello e si forma un gruppetto di 6 corridori. E siamo con le telecamere poste all'arrivo per la conclusione del 64esimo trofeo Valle Celio. Ripreso negli ultimi metri di gara il corridore della Bustese e così si presenta con un leggero margine di vantaggio il lombardo Giovanni Santamaria. 30 metri di vantaggio per il corridore della Costa Masnaga quando entra nella piazza di Celio. Finale sorpresa per questa 64esima edizione della Valle Celio. Vince Giovanni Santamaria. Con un ottimo ultimo chilometro riprende e stacca il fuggitivo. In seconda posizione Ioanna Rolando della Scott e precede Enrico Simone della Monte Corona, Federico Ranzini della Biringhello, solamente in quinta posizione Riccardo Archetti dopo aver condotto per più della metà della salita, in sesta posizione Tommaso Bosco della Rostese.
e precede Luca Beretta della Biringhello, Maria Banfi, un altro corridore della Biringhello, poi in nona posizione Alberto Antenucci dell'Alzate Brianza, in decima posizione Lorenzo Mottes della Monte Corona, ma andiamo a sentire il vincitore. Sì, è venuto dando proprio tutto ciò che avevo. All'inizio della salita ho iniziato a portarmi avanti, in piano ero indietro avendo paura del gruppo. Io mi metto sempre dietro in fondo al gruppo. Attaccata la salita ho iniziato a scalare un po' di posizioni e sono rimasta intorno alla decima posizione da solo, sempre staccato dai primi sei. Agli ultimi 200 metri i primi sei sono calati e li ho presi tutti, e agli ultimi 200 metri ho preso l'ultimo che mi rimaneva della Busto Isolonia, e alla fine agli ultimi 100 metri mi sono voltato, ho visto che c'era un buco e lì ho iniziato veramente a crederci ed è stata un'emozione grandissima ed è arrivata questa vittoria. Dopo 10 anni che corro, gravi incidenti, sofferenze, sono riuscito a portare a casa questa grande soddisfazione. Viene da dire, crederci sempre e non mollare mai. Certo. Certo. Cosa fai nella vita? Studio un liceo scientifico bilingue a Erba, in Galileo Galilei. Anche lì quest'anno ho portato grandi soddisfazioni. Anche lì non ci ho mai creduto così tanto come un po' nel ciclismo, ma credendoci sempre alla fine arriva tutto, tutto. Qual è il corridore a cui tu ti ispiri? Ma ce ne sono grandi, ispiro più agli scalatori, visto che mi definiscono scalatore comunque. Ma Nibali comunque un grande campione. Cosa pensi di poter promettere ai tuoi tifosi? Spero di portare diversi risultati nella categoria juniores e spero di continuare così per tanto tempo dopo juniores, poter anche continuare sugli under e chissà magari anche i professionisti. Allora, oggi hai dato la tua prima scossa alla tua carriera, sarà l'inizio di una bella carriera. Tu sai meglio di tutti quanti che dai juniores in poi conta. Sì, certo. Allora, in bocca al lupo per la tua carriera e per tutto. Grazie mille. Con il protagonista di giornata, Riccardo Archetti, che ha dato veramente un grande impulso a questa gara, non hai calcolato molto bene le forze e ai 200 metri eri papabile vincitore, alla fine quinto. Cos'è successo? Sono partito a 2,8 km dall'arrivo e sono riuscito ad andare via di forza staccandoli tutti. Però poi all'ultimo chilometro ho iniziato ad avere i crampi, ho provato a tenere duro, però da dietro la strada spianava un po' e quindi sono rientrati facilmente. Che stagione è stata il 2021 per te? Non è stata sicuramente una stagione piena di risultati come volevo che fosse, però comunque adesso sto ingranando meglio e vabbè, ho già fatto qualche risultato e sono quasi arrivato alla vittoria per due volte e punto a fare bene per il resto della stagione, puntando prima ci saranno i campionati italiani di crono e poi i campionati italiani crono a squadre. Allora, ricordiamo che lui fa parte della società Bustesi Olonia, corridore di Gorla Minore. Qual è il corridore a cui tu ti ispiri? Ma sicuramente mi piacciono molto i corridori da corsa tappe che non hanno paura di attaccare. Mi piace molto Carapaz perché attacca sempre, anche se certe volte dopo non ha la forza e paga il troppo sforzo che ha fatto, però mi piace molto come si alza in piedi e come anche non ha paura di attaccare, non si nasconde mai. Allora, presidente, grande manifestazione. Dopo questa pandemia un bel risultato. Ma direi abbiamo dovuto saltare l'anno scorso perché con la pandemia, però abbiamo ripreso quest'anno con gioia e abbiamo visto che la risposta anche da parte degli atleti e delle società c'è stato. Come tutti gli anni noi cerchiamo di fare del nostro meglio, quest'anno forse in qualcosa in più perché abbiamo dato premi a tutti gli arrivati, tutti i partenti, più altre cose, premi natura che si vedono là, coppe, medaglie d'oro, e abbiamo avuto la fortuna anche di avere gente forte. Con questa corsa qui ci rifacciamo, ecco, perché la corsa da allievi per me la preferisco che una da dilettante, no? Perché i giovani le vedi con entusiasmo, le vedi con... Allora io direi bravi, grazie per questa bella manifestazione post-Covid e
l'anno prossimo 65esima ancora più bella. Speriamo, io vi ringrazio anche voi altri che avete dato un preso al tutto e il prossimo anno sicuramente, speriamo, ecco. Grazie Presidente. Terminiamo questa bellissima giornata di sport qui a Celio con il primo cittadino, signor Todaro, buongiorno. Buongiorno a voi. Anzi, buonasera. Ormai buonasera, grazie di essere intervenuti qui nel nostro territorio di Celio Gombrea per la 64esima edizione del Giro della Valle di Celio. Però questo è un bel paese, per noi è la prima volta che veniamo, un bel paese particolare all'inizio della Valsesia, che ci risulta che organizzate parecchi eventi. Esatto, Celio si è unito a Brea 3 anni fa e ha dato vita al nuovo comune di Celio Gombrea. È ubicato in quella che è definita la Valle del Sole, dove oltre alle attività sportive come quella di oggi, della 64esima edizione del Giro della Valle di Celio, proseguiremo durante l'estate con un'altra manifestazione della quale avete visto delle anticipazioni in giro per il paese, che è la settimana di Sculturando, dove ospiteremo 26 scultori di fama internazionale provenienti un po' da tutto l'arco alpino e dal centro Italia, che si esibiranno in un simposio di scultura, parte in legno, parte su pietra, e daranno vita per tutta la settimana ad un'attività di scultura che coinvolgerà molta gente. Direi che queste sono le due manifestazioni più importanti che vengono organizzate nel periodo estivo qui a Celio Gombrea. Allora, noi oggi abbiamo visto un territorio molto bello, ma soprattutto mi piace sottolineare la partecipazione dei tanti volontari che danno lustro a questo paese. Assolutamente sì, devo dire che i nostri concittadini sono molto uniti, molto legati, non si distinguono in varie fazioni, gruppi, ma quando c'è da lavorare sono tutti uniti e ci si dà tutti una mano. Quindi oggi li avete visti per la manifestazione ciclistica, più avanti li potrete vedere per altre manifestazioni, come appunto Sculturando, piuttosto che la camminata sotto le stelle che si terrà il 10 di agosto in occasione del Santo Patrono che è San Lorenzo, questa chiesa bellissima dove abbiamo il campanile più alto della Valsesia. Allora amici, turisticamente parlando è un bel paese questo che va visitato, il signor sindaco ci ha detto due begli eventi imminenti che sono nelle prossime settimane, ricordiamo la data. Allora, Sculturando dall'1 al 7 di agosto, San Lorenzo il 10, e siete ovviamente tutti invitati. Grazie mille, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie a voi.